Buonasera a tutti, grazie mille di essere qui con noi questa sera. Presentiamo oggi insomma una panoramica della storia dei mondiali in una chiave politica e sociale. Come sapete è molto discussa l'edizione attuale che si sta disputando quest'anno in Qatar, però non è la prima edizione dei mondiali ad essere finita sotto gli occhi del ciclone a causa di un'assegnazione piuttosto contestata. E parleremo oggi presenterò io l'evento Mondiali di Calcio tra Storia, Politica e Diplomazia, organizzato da Mondadori Education, e parleremo appunto di Coppa del Mondo con Nicola Sbetti e Riccardo Berizzi, autori dell'opera Storia della Coppa del Mondo di Calcio. Chiedo gentilmente di mostrare la copertina. E con loro analizzeremo appunto questa edizione, però faremo anche un excursus temporale di alcune edizioni passate, particolarmente insomma delicate da un punto di vista appunto storico, sociale e politico. Vi ricordo che l'evento durerà circa 45 minuti e l'ultimo quarto d'ora sarà dedicato appunto alle vostre domande, osservazioni o commenti di qualsivoglia tipo. Avete modo di formulare le vostre domande appunto accedendo al link, inserendo il codice sul file e poi alla fine le leggeremo. Allora, comincio con le domande. Abbiamo una bella carrellata oggi. Cominciamo però dall'attualità, poi dopo andiamo un po' indietro nel tempo. Allora, insomma, Qatar 2022 è un'edizione abbastanza, appunto, diciamo, boicottata da tanti, nel senso che molti hanno deciso appunto di non assistere al mondiale, di ignorarlo. Però la domanda di partenza qual è? Com'è che si è arrivati ad assegnare un mondiale in Qatar? Un paese, diciamo, calcisticamente non all'avanguardia, calcisticamente non, diciamo, che vanta una tradizione di qualche tipo. Quindi la domanda è: quali sono gli obiettivi a breve termine e lungo termine del Qatar? Pongo la domanda a Nicola Sbetti. Sì, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Diciamo che appunto il ragionare sul perché il Qatar sia riuscito a ottenere l'assegnazione del Mondiale 2022 è un po' uno dei punti finali che abbiamo dedicato alla diplomazia del pallone, nel senso che ogni edizione, lo hai già detto giustamente nell'introduzione, ogni edizione dei mondiali è un fatto intrinsecamente politico, ogni edizione dei mondiali ha avuto dei significati politici, però è chiaro che un'edizione come quella che stiamo vivendo adesso, in questi giorni, in questi minuti, anzi, sicuramente fa parlare di più di sé, per un semplice fatto, nel senso che il Qatar è un paese non democratico e quindi la strumentalizzazione politica dell'evento è molto più evidente. E il Qatar, come anche tanti altri paesi organizzatori in passato, ha voluto organizzare i mondiali per delle specifiche ragioni. E quindi nel caso del Qatar c'era un'idea all'interno di quella che insomma è un po' la sua visione di lungo periodo di ridurre, se possibile, cosa ovviamente non nel breve termine, la dipendenza della sua economia dagli idrocarburi, a crescere il proprio prestigio. Cioè il Qatar, non dimentichiamoci che è il primo paese arabo, del mondo arabo, ad organizzare una Coppa del Mondo, e quindi questo per il prestigio del Qatar è un elemento che sarà destinato a rimanere anche nella storia. In generale ad accrescere la propria influenza globale e perché no, anche a fare del Qatar una meta di un turismo, però badate bene, un turismo d'élite, un turismo di lusso, ed è anche in questo senso che possiamo vedere, no, alcune scelte politiche e organizzative della Coppa in Qatar. E come è successo, diciamo, come è successo in passato, questo evento è stato assegnato al Qatar anche grazie a un'operazione che è emersa di corruzione, nel senso che per come era organizzata l'assegnazione degli eventi della FIFA, nell'epoca di Blatter e anche già nell'epoca di Avalanche, erano molto pochi membri a scegliere l'assegnazione. Quindi i membri del comitato esecutivo erano pochi, e quindi il Qatar ha avuto un buon gioco, diciamo, a convincerli con mezzi più o meno leciti ad assegnare i giochi a questo grande evento. E giustamente l'ultima cosa, poi, che penso sia
che vada sottolineata, perché hai giustamente sottolineato che c'è stato il rischio di un boicottaggio. In realtà, al di là delle polemiche che abbiamo letto provenienti dai giornali occidentali, il vero rischio per il Qatar è stato dal 2017 al 2021, quando quando c'è stato un blocco diplomatico da parte dei vicini Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain nei confronti del Qatar, che ha veramente messo in discussione e a rischio l'assegnazione, cioè lo svolgimento di questi mondiali. Poi la questione diplomatica si è risolta e anzi adesso il mondiale è stato utilizzato tanto dal Qatar quanto dall'Arabia Saudita come strumento di diplomazia pubblica per mettere in evidenza questo riavvicinamento. Perfetto, diciamo che le polemiche riguardo i mondiali sono vecchie quanto i mondiali, però, nel senso che noi abbiamo cominciato giustamente la Qatar perché la competizione è in pieno svolgimento, però diciamo che la storia è lunga, no? L'escursus è molto molto lungo e parte dal 1930. 1930 vede la prima Coppa del Mondo disputata in Uruguay, oggi un paese piccolo, al tempo un paese ancora più piccolo, ancora meno popoloso, e disputato in realtà in una città che è Montevideo. La scelta, diciamo, che poggiò sicuramente su alcuni presupposti sportivi, no? L'Uruguay, per chi non lo sapesse, veniva comunque da due giochi olimpici vinti nel 24 e nel 28. Erano competizioni al tempo equiparabili ai mondiali. L'Uruguay veniva definito in patria, non campione del mondo, quando faceva le tournée, per esempio, all'estero, così come i suoi club. E quindi nel 30, appunto, l'assegnazione va all'Uruguay. Si decide due anni prima, poi appunto nel 30 è l'Uruguay ad ospitare la manifestazione. Ma c'era soltanto un retroterreno sportivo per tale assegnazione? Oppure c'è di più? Oppure anche lì la politica ha giocato un ruolo preponderante? Chiedo a Riccardo. Sì, l'assegnazione della Coppa del Mondo è stata da sempre anche una scelta politica, se non anzitutto una scelta politica. E come dicevi, lo è stato sin dall'edizione del 1930, in cui sei paesi fecero pervenire la propria candidatura ufficiale alla FIFA per ospitare questa prima competizione. Cinque nazioni europee, l'Olanda, l'Italia, la Spagna, la Svezia, l'Ungheria e invece l'Uruguay come nazione latinoamericana. E a favorire la scelta dell'Uruguay furono ragioni allo stesso tempo finanziarie, sportive e politiche. Finanziarie perché la crisi del 1929, esplosa negli Stati Uniti, arrivò rapidamente sul vecchio continente, e la Grande Depressione, con tutte le conseguenze che produsse, convinse le varie nazioni europee a defilarsi una dopo l'altra, mentre l'Uruguay, risparmiato dalla crisi, fu l'unico paese che sembrò in grado di poter ospitare la Coppa del Mondo e di garantire in qualche modo gli investimenti e la costruzione delle infrastrutture necessarie a ospitare questo mondiale. A livello sportivo, lo hai anticipato, l'Uruguay era ovviamente una piccola nazione di all'epoca circa 2 milioni di abitanti, ma era già una grande potenza calcistica, stava dominando il panorama continentale, si era aggiudicata 6 delle 12 edizioni del campionato sudamericano che erano state disputate sino a quel momento, e si era aggiudicata appunto il torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi del 24 e di Amsterdam del 28. E arriviamo qui alla ragione più propriamente politica, cioè l'entusiasmo popolare che aveva accompagnato la vittoria della nazionale uruguaiana nel 24 e nel 28 convince la classe politica del potenziale in termini di consenso del calcio, cioè i festeggiamenti sostanzialmente senza precedenti nelle strade, nelle piazze di Montevideo, convincono la classe politica uruguaiana del potenziale patriottico di questo sport. E dunque, in questa democrazia ancora giovane, nasce l'idea di fare sostanzialmente della Coppa del Mondo il momento apicale, il momento di punta delle celebrazioni del centenario dell'indipendenza, che cadeva proprio nel 1930. Ed è lo stesso presidente Juan Campiste Guy, che vedete
al centro della slide, a spendersi per la causa, riuscendo a assicurare il sostegno dei delegati FIFA, a partire da quelli latinoamericani, alla candidatura del proprio paese, promettendo anche una serie di favori ai paesi che avrebbero partecipato, dal pagamento dei trasporti e di alloggio per i membri delle delegazioni partecipanti, al finanziamento di un monumentale stadio da oltre 80.000 posti, ribattezzato appunto lo Stadio del Centenario, che vedete adesso nella slide, e a riprova del potenziale politico di questa competizione, peraltro nascente all'epoca, è il fatto che il governo sguinzagliò una serie di ambasciatori, a partire dall'ambasciatore Enrique Buero, all'epoca a distanza tra il Belgio e l'Olanda, in un tour europeo per convincere le nazionali del vecchio continente, piuttosto recalcitranti di fronte all'ipotesi di un attraversamento dell'oceano per partecipare a questa competizione, a partecipare. Alla fine saranno tre le nazionali europee, la Francia, il Belgio e la Jugoslavia, a partecipare a questa prima assoluta della Coppa del Mondo di calcio. Torno da Nicola con una domanda che lega il mondiale uruguaiano a quello del 34, che poi si giocò in Italia. Allora, diciamo che un mondiale in Uruguay, in quell'Uruguay soprattutto oggi, potrebbe sembrare impensabile, perché comunque parliamo appunto di un paese, ma soprattutto di una città che ospitava tre stadi soltanto, e uno peraltro molto molto piccolo, perché Positos è uno stadio con una capienza molto molto ridotta. Nel 34 la scelta va ad un paese che è completamente diverso dall'Uruguay, no? Intanto non è uno stato, diciamo, democratico, e quindi comunque c'è comunque un rischio magari più alto di influenze di tipo politico, comunque che si faccia un pochettino leva sul patriottismo, diciamo, dell'evento, ma soprattutto un paese capace di ospitare la competizione in 8 stadi, no? Da nord a sud, molto capienti, e di rendere quindi l'evento effettivamente un evento nazionale, non soltanto un evento cittadino. Questa scelta qua, cosa significa? Che quella precedente dell'Uruguay fu un fallimento oppure no? No, io non credo che si possa definire Uruguay 1930 un fallimento, nel senso che comunque è una prima edizione, ed è una prima edizione che dà alla FIFA un futuro, e già questo, come dire, non può essere definito fallimento. Dopodiché la FIFA aveva anche un interesse, chiamiamolo pure di equilibri geografici o geopolitici interni, nel senso che la FIFA era sostanzialmente europea, e quindi assegnare la prima edizione all'Uruguay era anche un modo per stringere a sé i paesi sudamericani che avevano anche già fondato la loro organizzazione, che quindi insomma potevano anche portare avanti delle spinte centrifughe. E in effetti, se noi andiamo a vedere i primi tornei, ma io direi anche non solo Italia 34 ma anche Francia 38, sono sostanzialmente dei tornei continentali con l'aggiunta di qualche squadra in Uruguay, qualche squadra europea, e in Italia e Francia qualche squadra sudamericana, ma sostanzialmente, diciamo, il nucleo centrale dei paesi sono quelli vicini, geograficamente vicini al paese organizzatore. E quindi questo segna, diciamo, un primo passo ovviamente anche per la FIFA, che insomma riflette anche quelli che erano un po' i trasporti. La svolta del calcio da questo punto di vista, la prima svolta globale del calcio, arriva soprattutto nel dopoguerra con gli aerei e con la televisione, sono, diciamo, i due fattori determinanti. Dopodiché sorridevo perché mi hai fatto giustamente osservavi che è quasi impensabile, no, poi se guardiamo alla storia dei mondiali, riflettere un nuovo mondiale come quello dell'Uruguay. Eppure, a pensarci bene, quello che stiamo vivendo, e sarà poi un unicum in Qatar, è molto simile, perché quasi tutti gli stadi sono a Doha, ovviamente sono tutti stadi all'avanguardia, invece all'epoca c'era solo un grande stadio all'avanguardia che stiamo vedendo, che è lo Stadio Centenario. Però ecco, sicuramente il passaggio di consegne fra Uruguay 1930 e Italia 1934 segnò comunque questo allargamento da una grande metropoli che ospita il mondiale a una parte significativa del paese che lo
che lo ospita e lo organizza nel caso italiano, che appunto, anche se diciamo inizialmente il governo italiano era abbastanza reticente nel voler investire sul mondiale, però appunto la tradizione calcistica che nel frattempo si stava sviluppando in Italia fece sì che appunto il mondiale del 34 fu già più strutturato di quello del 30, quello sicuramente. Ecco, poi abbiamo appunto l'edizione del 38, però diciamo che in generale il 34 e il 38, che corrispondono a due successi italiani, sono due edizioni appunto, diciamo, molto, 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 come dire, battute, no, dalla propaganda nostrana al tempo. Nel 34 chiaramente giochiamo in casa, vinciamo in casa, sono tante le polemiche in campo e fuori. E lo facciamo in un momento però molto diverso poi dal 38, no? Perché nel 34 comunque l'Italia non è una nazione, come dire, imperocinto ad andare in guerra, lo sarà poi dopo nel 38. Sono due edizioni tuttora molto 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 discusse. Nel 34 diciamo che l'esito sportivo da molti fu contestato, perché si disse appunto che insomma alcune partite non avessero avuto un arbitraggio cristallino. Nel 38 il successo sportivo magari fu un pochettino più, come dire, un po' meno contestato sicuramente, però diciamo che, voglio dire, la caratterizzazione politica fu molto 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 aspra, fu molto accesa, no? In generale, qual è il, chiedo a Riccardo questo, qual è il rapporto tra fascismo e calcio e fascismo e mondiali? Certo, il rapporto con il calcio si colloca all'interno del rapporto più ampio del fascismo con lo sport. La pratica sportiva era fondamentale per un regime che non si limitava a promettere il benessere dei propri cittadini, ma si proponeva di realizzare una vera e propria rivoluzione antropologica che avrebbe trasformato il corpo, il fisico stesso degli italiani. Avrebbe dovuto trasformare gli italiani in una sorta di nuova stirpe guerriera, autentica erede degli antichi romani. Tanto che uno degli slogan cari a Benito Mussolini, lo vediamo qui peraltro in una immagine molto, molto celebre sugli sci, era appunto nessuna pietà per i grassi, e Mussolini era rappresentato dalla propaganda fascista come il primo sportivo d'Italia. Ecco, Mussolini doveva rappresentare sostanzialmente l'icona di una rivoluzione, che è una rivoluzione non solo politica ma anche appunto antropologica. Ecco, in questo scenario evidentemente lo sport aveva un ruolo, aveva quello di preparare il fisico degli italiani innanzitutto alla guerra che li avrebbe attesi. Circa il rapporto col calcio, il calcio non era uno sport particolarmente amato dal Duce per due ragioni. La prima era il fatto che si trattava di uno sport di importazione inglese, la seconda era che era uno sport che alimentava il campanilismo, la rivalità cittadina, e di conseguenza si scontrava con l'immagine di una nazione coesa e pacificata dietro il vessillo del fascismo, al punto che lo stesso Mussolini cercò di sostituirgli uno sport definito autenticamente italiano come la volata, che per fortuna non attecchì nella pratica perché era qualcosa, diciamo, piuttosto imbarazzante. Vediamo peraltro nell'immagine al centro la vera icona nella prima metà degli anni 30 dello sport italiano, che fu Primo Carnera, icona perché il 29 giugno del 1933 batte Jack Sharkey e conquista la cintura dei pesi massimi, e viene esaltato come l'atleta che incarnava la potenza della nazione fascista, salvo poi essere messo da parte, dimenticato, perché perderà quasi subito quello scettro, e lo perde già l'anno dopo contro Max Baer, un pugile americano di origine ebraica che combatteva coi pantaloncini con la stella di Davide, e riperde all'incontro successivo contro Joe Louis, atleta afroamericano, pugile afroamericano. Ecco, sarà un gerarca bolognese, Leandro Arpinati, a convincere Mussolini del potenziale del calcio. Lo convince innanzitutto attraverso la costruzione di una serie di impianti sportivi, grandi stadi, da San Siro a Milano al Littoriale a Bologna,
Alberta di Firenze, al Benito Mussolini di Torino. Lo convince dal punto di vista organizzativo, la Serie A girone unico inizia nel 29-30 e lo convince con l'organizzazione di una grande manifestazione che furono appunto i mondiali di calcio, manifestazione ampiamente politicizzata, lo vediamo nella slide successiva, sin dai giornali appunto che raccontano come questa vittoria fosse stata favorita dalla presenza del Duce sugli spalti, peraltro lo stesso giorno della vittoria contro la Cecoslovacchia in finale, le Arcoguerra vince la 22esima edizione del Giro d'Italia, ma in questo caso la strumentalizzazione politica della vittoria dei mondiali richiede la massima visibilità e di quella vittoria di Guerra non ci sarà grande notizia. Ma dicevi giustamente come l'edizione del 38 sarà ancora più politicizzata. Ancora più politicizzata perché le tensioni internazionali condizionano financo la partecipazione al mondiale. Penso al fatto che il Giappone non partecipa perché è già impegnato in guerra, l'Austria è stata vittima dell'Anschluss e la Spagna è lacerata dalla guerra civile. Politicizzata anche perché l'Italia fascistizza la propria partecipazione. Ricordiamo l'esordio contro la Norvegia a Marsiglia in cui gli azzurri scendono in campo facendo il saluto romano e vengono accolti da bordate di fischi da parte di connazionali italiani esuli antifascisti che a migliaia affollano quello stadio e fischiano la nazionale nel momento in cui fa il saluto romano. O ancora la partita successiva, e lo vediamo adesso nella slide, Francia-Italia ai quarti di finale allo stadio di Colombe, unica partita disputata dall'Italia con la divisa nera. Chiudo dicendo che questa vittoria, la vittoria nel 1938, fu probabilmente ancora più strumentalizzata dal regime in termini di propaganda, perché testimoniava in una terra inospitale, in particolare in Francia, la superiorità non solo sportiva ma anche razziale dell'Italia. Non è un caso che poche settimane dopo la vittoria, il 14 luglio del 1938, sul Giornale d'Italia sarebbe stato pubblicato proprio il manifesto della razza che avrebbe anticipato tragicamente le leggi razziali. Adesso farei una piccola digressione, parlerei non di Olimpiadi, passerei un attimo all'edizione del 36, che si colloca ovviamente esattamente a metà tra il mondiale del 34 e quello del 38. Perché? Perché chiaramente è un evento simile al mondiale del 34, no? In un certo senso. Ospitarlo è la Germania hitleriana, il contesto è quello di una Germania, di una Germania che insomma ha un'immagine che comincia a essere contestata. Però ecco, la domanda che io faccio è: nel 36 le motivazioni che spinsero il Terzo Reich a ospitare le Olimpiadi furono le stesse che avevano spinto Mussolini nel 34 ad ospitare i mondiali? C'è un collegamento tra le due cose o no? Chiedo a Nicola. Ma a ben vedere, secondo me un collegamento c'è, nel senso che le Olimpiadi del 36 vengono assegnate quando ancora c'è la Germania di Weimar, quando ancora diciamo è un qualche modo sono dovute alla Germania, perché a Berlino avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi del 16, poi c'è la prima guerra mondiale, la Germania viene esclusa dal consesso olimpico addirittura per due edizioni fino a quella del 24, le Olimpiadi del 28 che sono le Olimpiadi in cui ci si rende conto che il calcio è ormai giunto a maturazione, in cui appunto l'idea della Coppa del Mondo, che poi si svolgerà nel 30, di cui abbiamo già parlato, appunto matura, sono anche delle Olimpiadi in cui si celebra un nuovo clima pacifico in Europa. E quindi nel 33, quando Hitler si ritrova questi giochi che sono un po' il festival del cosmopolitismo dell'epoca, un cosmopolitismo borghese, in realtà molto filo occidentale, molto, molto bianco per capirci, e molto maschile ancora all'epoca, però diciamo che non gli piace, lui avrebbe preferito svolgere dei giochi più era più legato all'esperienza della ginnastica, avrebbe preferito fare delle competizioni atletiche legate, diciamo, all'ideale razzista dell'arianesimo. Però
I giochi olimpici sono qualcosa di grosso, di importante, e Goebbels lo convince ad usare politicamente quell'evento. E quindi lì l'obiettivo della Germania nazista è sì quello di far vedere la propria grandezza, è sì quello di far vedere la propria efficienza, però è anche quello di associarsi ai valori pacifici dello sport e delle Olimpiadi, associarsi a quella retorica pacifista e rassicurare l'opinione pubblica, rassicurare le democrazie liberali, la Francia e l'Inghilterra, che non vedevano l'ora di essere rassicurate perché non avevano nessuna intenzione di entrare in guerra in quella fase, nel 1936 appunto non c'erano le condizioni politiche per farlo, ma addirittura Hitler sfrutta questa retorica pacifista delle Olimpiadi, e fra le Olimpiadi invernali di Garmisch nell'inverno del 1936 e le Olimpiadi estive di Berlino fa il cosiddetto bluff della Renania, quindi rioccupa militarmente la Renania, e in qualche modo il fatto che di lì a poco ci sarebbero state le Olimpiadi è una di quelle cose che contribuisce a rassicurare l'opinione pubblica franco-britannica, che in realtà è solo un piccolo passo che poi Hitler non andrà oltre. Ma perché dico c'è un'analogia? Perché quando il governo Mussolini si ritrova, diciamo, quando l'Italia ottiene i mondiali del 34, ovviamente c'è una parte del fascismo, Riccardo l'ha detto benissimo con Arpinati in primis, che sfrutta, che già usa il calcio per promuovere gli ideali fascisti e via dicendo, ma il governo non ha tanta voglia di spendere soldi per un evento che non è ancora così grande. I mondiali di calcio del 34 non sono ancora un mega evento sportivo, sono un grande evento sportivo, ma che deve ancora legittimarsi, e l'edizione stessa del 34 contribuirà a legittimarli. E quindi addirittura gli organizzatori si devono inventare la Coppa del Duce, che se volete potete trovare al museo di Coverciano, che è un ulteriore trofeo da affiancare al trofeo di Diabella Flor, quello che poi verrà rinominato in onore di Jules Rimet, la cosiddetta Coppa Rimet, che all'epoca non si chiamava ancora così, e quindi un doppio trofeo, ma quel trofeo, la Coppa del Duce, serve anche per convincere il governo a finanziare l'evento. E come abbiamo visto prima, anche dal titolo del Corriere della Sera, la macchina poi propagandista fascista si mette in moto e inizia a capire che in realtà un grande evento sportivo internazionale, come il caso dei mondiali di calcio maschili già nel 1934, può servire, diciamo, alla causa di questi regimi autoritari che ambiscono ad essere anche dei totalitarismi. Quindi in questo senso, secondo me, ci sono delle analogie. Dopodiché, secondo me, Mussolini e il fascismo usarono di più il mondiale in funzione di prestigio, cosa che poi hanno fatto sia in passato democrazie che regimi autoritari, mentre sottolineerei di più questo aspetto del 36 delle Olimpiadi di Berlino, del fatto che Hitler si associa proprio ai valori pacifici dello sport per dare un'immagine rassicurante di sé, che è una cosa che poi, secondo me, vedremo, ha fatto anche Putin nel 2018. Perfetto, facciamo un salto temporale, andiamo a parlare di quanto avviene molti anni dopo in Argentina, nel 78. L'Argentina nel 78 è un paese sotto dittatura, la dittatura dei generali, la dittatura di Videla. 2 anni prima il governo Perón è stato rovesciato, e 12 anni prima, nel 78, all'Argentina è stato assegnato il Mondiale. È un'altra edizione di quelle, insomma, che viene molto molto citata quando si parla di assegnazioni discusse. E ecco, però vi chiedo un po' a questo proposito una panoramica, insomma, del contesto, insomma, del tempo in Argentina, delle possibili influenze, di quali furono, insomma, diciamo, le accuse, le illazioni riguardo, diciamo, al presunto condizionamento del Mondiale argentino. Lo chiedo a Riccardo. Sì, l'edizione
In realtà in Argentina è stata da molti paragonata anche in maniera un po' impropria a quella di Qatar 2022. In maniera impropria perché evidentemente il contesto politico è differente, ma soprattutto per il fatto che l'edizione venne assegnata dalla FIFA ben 14 anni prima del 78, cioè nel congresso della FIFA, presieduto all'epoca da Stanley Rouse, tenuto a Tokyo nel 1964. E all'epoca la scelta era stata accolta con un generale plauso e simpatia a livello internazionale, perché l'Argentina era un paese con una solida tradizione calcistica, dotato di impianti sportivi importanti. A Buenos Aires c'erano 7 stadi con più di 40.000 posti, e soprattutto al governo c'era un esecutivo democratico guidato da Arturo Illia. Evidentemente il cambio di governo che interviene nel 1976 con l'avvento al potere della giunta militare cambia il contesto, e lo cambia perché i militari capiscono da subito il potenziale e l'opportunità che questa competizione offriva loro, che era essenzialmente duplice. Da un lato permetteva di legittimare internazionalmente il regime, promuovendo una immagine di efficienza, di solidità a livello organizzativo. Dall'altro, la passione degli argentini per il calcio poteva alimentare un fervore, una passione appunto nazionalistica, che avrebbe potuto oscurare, ricucire le fratture politiche presenti nel paese. Ed effettivamente anche in quella edizione si parlò di un possibile boicottaggio. La slide che vedete adesso esattamente mette a confronto l'ipotesi di boicottaggio dell'edizione del 78 con quella di Montreal del 1976, perché erano stati proprio i giochi olimpici a dimostrare, quelli di Montreal, che il boicottaggio era possibile. In occasione del 76 si erano registrate una serie di defezioni di molti paesi africani per protestare contro la presenza della Nuova Zelanda, che era accusata di mantenere rapporti sportivi, in particolare rugbistici, con il Sudafrica dell'apartheid. Ecco, viene rilanciato in occasione dei mondiali del 78 l'ipotesi di un boicottaggio da parte di alcuni intellettuali francesi, peraltro con una serie anche di episodi piuttosto clamorosi, come il tentativo di rapimento dello stesso allenatore francese Hidalgo a pochi giorni dall'avvio della competizione. Ma ecco, questa ipotesi di boicottaggio non trova un sostegno politico da parte di sponsor politici, religiosi o internazionali. Caso emblematico è il fatto che lo stesso governo francese, là dove questa proposta di boicottaggio era stata lanciata, all'epoca il presidente era Giscard d'Estaing in Francia, rifiuta qualsiasi, diciamo, sostegno al movimento di boicottaggio. Il governo francese era legato da accordi commerciali molto forti con il regime dei militari. E le uniche, diciamo così, casi di boicottaggio, sarà un boicottaggio per lo più silente. Abbiamo un'immagine, probabilmente la slide successiva, credo, in cui esattamente si vede, beh, a destra c'è un Diego Armando Maradona che non venne convocato, allora 17enne, ma a sinistra abbiamo l'allora capitano della nazionale argentina, Jorge Carrascosa, soprannominato El Lobo, che in segno di protesta contro il regime rifiutò la convocazione. E noi vediamo che questa vittoria da parte dell'Argentina in una finale contro l'Olanda si tradusse sostanzialmente in una celebrazione del regime, cioè la mobilitazione patriottica, i festeggiamenti che accompagnarono questa vittoria, con lo stesso Videla a premiare i vincitori, avrebbe fornito un credito di popolarità, di legittimazione, che avrebbe consentito al regime di restare al potere ancora qualche anno. Ed è emblematico il fatto che negli anni successivi, per cercare di fronteggiare le tensioni sociali, le difficoltà economiche, il regime militare, nell'impossibilità di organizzare nuovamente un maxi evento sportivo come
i mondiali tentò di rilanciare l'entusiasmo patriottico con una guerra contro l'Inghilterra, la guerra delle Falkland Malvinas, che si sarebbe rivelata in realtà militarmente disastrosa e politicamente fatale per le sorti del regime e che avrebbe poi dopo ispirato nuove rivalità sportive, come avremmo visto poi nella Coppa del Mondo del 1986, ma insomma questa è poi un'altra storia. Avvicinandoci al presente, un'altra edizione di cui si è parlato molto è stata quella del 2018, voi avete intitolato un capitolo del vostro libro La Coppa di Putin, come leggete in sovraimpressione. La domanda che faccio sempre a Riccardo è: come mai una Coppa del Mondo in Russia? Putin ha spinto affinché venisse organizzata? Quali erano gli obiettivi? Certo, allora la Coppa del Mondo di Russia 2018 è stata assegnata congiuntamente a quella di Qatar 22, è stata assegnata nel dicembre del 2010 e quantomeno in Occidente la vittoria di Putin e quella piuttosto inaspettata del Qatar suscitarono una serie di sospetti, di polemiche relative alla subordinazione del calcio mondiale ai petrodollari e ai gasdotti e alla scarsa attenzione più in generale verso i diritti umani. Ma in realtà nel 2010, più che l'attribuzione alla Russia, che ha una tradizione sportiva di primo livello e che sino a Russia 2018 era stata assegnataria solo di un maxi evento sportivo, cioè i giochi olimpici di Mosca del 1980, i principali, diciamo, obiettivi polemici riguardarono proprio l'edizione di Qatar 22, perché si trattava di una nazione sostanzialmente senza una tradizione sportiva. Chiedevi perché Putin ha voluto ospitare questa competizione. Innanzitutto perché questa competizione è giunta all'apice di una, e forse abbiamo anche qualche immagine nella slide successiva, credo, è giunta a termine di una vera e propria guerra diplomatica che ha coinvolto i servizi segreti. Quello che vedete sulla destra, World Cup of Spies, è la copertina di un documentario danese che racconta proprio la sfida tra le intelligence, tra i servizi segreti russi e britannici, cioè l'altro paese aveva più chance di ospitare questa manifestazione sportiva, ma ecco, giunge a termine di un decennio in cui Putin ha esercitato appieno lo sport power, cioè un tentativo di legittimazione internazionale attraverso lo sport. Vediamo, e lo vediamo nella slide successiva probabilmente, ecco come nel 2013 avessero ospitato le Universiadi, dal 2014 la Formula 1 vedesse in Sochi uno del Gran Premi, i 22esimi giochi invernali sono stati ospitati, si vede il logo appunto nella slide, proprio a Sochi nel 2014, il 2015 è stato l'anno dei campionati mondiali di nuoto a Kazan, nel 2017 la Confederations Cup in Russia e nel 2018 appunto i mondiali di calcio rappresentavano il culmine di questa politica. E credo che fossero prevalentemente tre gli obiettivi che Putin si dava nell'ospitare questa Coppa del Mondo. Il primo era politico, cementare il consenso in un anno di elezioni, quelle del 2018, elezioni presidenziali in Russia. Il secondo era di natura economica, cioè favorire attraverso l'organizzazione di un maxi evento sportivo il potere degli oligarchi con una serie di commesse che evidentemente accompagnano una manifestazione di questa portata. E il terzo era di carattere diplomatico internazionale, cioè garantirsi una legittimazione internazionale in un contesto di crescenti tensioni e in un contesto soprattutto nel quale la Russia aveva già dimostrato di essere un perturbatore dell'ordine internazionale dopo l'invasione della Georgia nel 2008 e soprattutto dopo l'invasione, l'occupazione, meglio, della Crimea nel 2014. E l'emblema della sovrapposizione tra calcio e politica, possiamo vedere, credo, nella slide successiva, è proprio
nella scelta delle città ospitanti il mondiale. Quello che vedete è lo stadio di Kaliningrad. Kaliningrad è l'exclave russa in territorio europeo, cioè tra la Polonia e la Lituania, dove gli organizzatori hanno costruito uno stadio piuttosto avveniristico di 45.000 spettatori a fronte del fatto che la squadra locale, la squadra cittadina, cioè il Baltica, milita nella seconda serie russa e ha una media di spettatori tra i 2.500 e i 3.000 partite. È evidente che ospitare lì una partita significasse dare un segnale, cioè rivendicare la presenza europea della Russia. E non è un caso che sia proprio da Kaliningrad il fatto che oggi la Russia minacci l'Europa con la simulazione di lancio di missili nucleari, sottolineando sostanzialmente la permeabilità del confine tra sport e guerra, tra mondiali di calcio e diplomazia internazionale. Siamo verso la fine di questo incontro, faccio l'ultima domanda a Nicola e poi dopo lascerò un po' di spazio per le vostre domande. La domanda che faccio a Nicola è una domanda sul futuro del mondiale. Abbiamo un'edizione, quella del 2026, già assegnata a tre paesi. È la prima volta che ciò accade, no? Un mondiale assegnato a tre paesi che saranno Canada, Stati Uniti e Messico. È capitato una volta che un mondiale fosse assegnato a due nazioni. Parlo del 2002, quando il mondiale fu disputato in Corea e Giappone. Questa però è la prima volta in cui abbiamo questa situazione. Ti volevo chiedere, insomma, qualche retroscena, il perché di questa scelta e le logiche retrostanti questa decisione. Ma allora, cominciamo nel dire che il nostro è un libro di storia e anche noi come lavoro siamo storici, per cui facciamo sempre fatica a costruire scenari, è un qualcosa che cerchiamo di non fare, però allo stesso tempo è anche vero che se noi andiamo a riguardare la storia della FIFA, cosa che abbiamo cercato di fare appunto con il nostro libro, è dal 74, ovvero da quando João Havelange sale al potere della FIFA, che vediamo questo trend. È un trend che porta, diciamo, a uscire da quello che è il legame, diciamo, il binomio fra il Sud America e l'Europa, che in un certo senso avevano l'egemonia sul calcio internazionale, ed aprirsi più globalmente a tutto il mondo. Ed il calcio, sotto le presidenze di Havelange, Blatter e ora sotto la presidenza di Infantino, al netto di un sistema non privo di collusioni, corruzione e via dicendo, è riuscito a diventare lo sport globale per eccellenza. Cioè, se noi confrontiamo il calcio con altri sport come il cricket o il rugby, cricket e rugby sono rimasti molto chiusi all'interno dei paesi già molto già dominanti, no? In questo sport il potere è rimasto lì. Nel calcio invece ci si è aperti, si è cercato di andare più verso le periferie, e uno dei modi per andare verso le periferie è stato anche quello di allargare il numero delle squadre partecipanti. E quindi un mondiale a 48 squadre, come sarà quello a partire dalla prossima edizione, è molto difficile farlo, per quanto i soldi possono sempre fare miracoli, farlo in un paese come il Qatar o farlo in una città sostanzialmente come Doha, perché il numero di squadre aumenta del 50%, e quindi sarà sempre di più, e Infantino questo l'ha detto esplicitamente, anche se poi insomma le parole dei presidenti della FIFA vanno sempre prese con cautela, perché poi possono anche cambiare, però insomma ha detto esplicitamente il futuro del calcio e dei mondiali è sempre in più paesi. E quindi noi abbiamo non solo il mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, ma abbiamo anche i mondiali del 30 che probabilmente si disputeranno in tre paesi, perché la candidatura europea, che era di Spagna e Portogallo, ha visto aggiungersi l'Ucraina, e qui abbiamo un altro elemento politico evidente su cui poi magari possiamo anche tornare a discutere. Poi abbiamo la candidatura sudamericana,
Uruguay, quella dell'Uruguay, che però aggiunge anche Paraguay e Argentina, perché da solo, come giustamente evidenziavi tu, non ce la farebbe, sarebbe impossibile fare un mondiale unico in Uruguay. E poi abbiamo questa candidatura stranissima che nel libro non abbiamo neanche fatto tempo a inserire, perché era ancora una candidatura in discussione, ma che ormai si è formalizzata, che è quella di Arabia Saudita, Egitto e Grecia, che è una candidatura che spezza un po' la tradizionale candidatura all'interno, no, delle confederazioni, perché abbiamo un paese di una confederazione asiatica, un paese della confederazione africana e un paese di una confederazione europea, e questa candidatura qui sembra essere proprio la candidatura perfetta per Gianni Infantino, perché in qualche modo va a indebolire il potere delle confederazioni, e in questo momento stiamo assistendo da alcuni anni, e questo l'abbiamo invece già sottolineato, a una guerra fra la FIFA e l'UEFA, perché è vero che Gianni Infantino è stato eletto con i voti dell'UEFA, ma non appena si è spostato nella FIFA, è diventato presidente della FIFA, ecco che si è quasi automaticamente, nel giro di pochi anni, spostato su quelle che erano le posizioni di Blatter e di Avelange, ovvero avere i voti dei blocco africano, asiatico e caraibico, che è quello che ti garantisce poi la continuità e di essere rieletto, perché numericamente sono maggiori, mentre c'è una rivalità fortissima che sta emergendo nel calcio internazionale fra la FIFA, che possiede i mondiali e quindi, come dire, è un elemento di grande ricchezza, perché dai mondiali arrivano moltissime risorse economiche, ma l'UEFA da canto suo c'ha la Champions League, Champions League annuale, e quindi ha a sua volta una serie di introiti che le permettono quasi di rivaleggiare con la FIFA, e quindi intorno a questa rivalità si giocherà sicuramente il futuro del calcio internazionale e anche la storia dei mondiali. Grazie mille Nicola, abbiamo un po' di tempo per le domande, sono arrivate abbastanza domande per voi. Allora, comincio con la prima in ordine cronologico. Allora, per voi relatori, allora, propaganda fascista sul calcio, Olimpiadi naziste del 36, la partita fantasma Chile-Urs del 73, insomma, avevo citato un po' di partite, e poi viene chiesto se possiamo effettivamente parlare di una geopolitica del calcio. Cosa ne pensate? Vai, vai. Allora, vai tu, no? Sì, scusa. Ecco, allora non so come ci dividiamo gli interventi, Nicola, diciamo. Ah, vai, poi casomai aggiungo io. Sì, va bene, insomma, comunque sulla propaganda fascista sul calcio mi sembra che abbiamo trattato, così Nicola ha trattato delle Olimpiadi naziste del 36, se poi dopo c'è invece qualcosa di più specifico, ovviamente ci torniamo sopra. Vedo qui appunto un po' di domande. Allora, partita tra Germania Est e Germania Ovest in occasione del Mondiale del 1974 fu l'apoteosi della politicizzazione dei mondiali, perché si trattava sostanzialmente di una partita poco rilevante a livello sportivo, erano già entrambe qualificate per il turno successivo, ma fu caricata evidentemente di un significato politico ancor prima dell'inizio del mondiale. Ricordo che il leader della DDR, Honecker, aveva minacciato di ritirare la propria rappresentativa proprio per timore di incontrare quel colosso sportivo che era all'epoca la Germania Ovest, e soprattutto calcistico. Peraltro poche settimane prima del Mondiale, o meglio in occasione delle Olimpiadi del 1972, le due rappresentative si erano già incontrate e era terminata con una vittoria clamorosa 3-2 dell'Under 23, perché queste nazionali disputavano il torneo di calcio delle Olimpiadi per la Germania Est. In occasione del Mondiale del 74 si ripeté quella sorta di miracolo sportivo con il gol di Sparwasser, che è entrato nella mitologia e anche nella propaganda della Germania Est, secondo alcuni addirittura ha annunciato la caduta del muro con
15 anni d'anticipo, ma insomma fu una partita che al di là del ritorno propagandistico non modificò l'esito di quel mondiale, che sarebbe proprio stato vinto dalla Germania Ovest, e modificò in parte l'esito di Sparwasser, perché diventò un eroe nazionale, lui che a fine carriera con il Magdeburgo sognava di diventare un professore, se non sbaglio, di fisiologia, e che invece fu costretto dal regime a diventare allenatore della squadra in cui aveva militato per anni, appunto il Magdeburgo, e che poi dopo scapperà durante una partita con Vecchie Glorie della Germania Est disputata all'Ovest nel 1988, rifugiandosi proprio nella Germania Occidentale a pochi mesi sostanzialmente dalla caduta del muro di Berlino. Chiedo a Nicola se vuole intervenire su qualcos'altro. Ma sì, nel senso che poi la domanda, se ho capito bene, la domanda diceva se si può parlare di una geopolitica del calcio. Noi quello che abbiamo cercato di fare nel nostro piccolo appunto è proprio questo, cioè di cercare di ricostruire attraverso, guardando alla storia dei mondiali di calcio, quella che è una storia politica, no? dei mondiali di calcio, che non vuol dire che tutti gli eventi calcistici sono necessariamente degli eventi anche politici, cioè certe volte alcune letture che possono dare i media possono risultare anche esagerate. Abbiamo assistito recentemente, no, alla partita Iran-Stati Uniti, e almeno in Italia, almeno quella che è stata la mia percezione, è che tutti sottolineavano il fatto che era una partita, la madre di tutte le partite, no? Una partita come se fossimo di nuovo nel 98, episodio che per esempio Riccardo ha raccontato molto bene nel capitolo dedicato al 98. Però invece, cioè, se noi andiamo a vedere, in quel caso, quest'anno l'Iran era molto concentrato su se stesso e sui suoi problemi, sui suoi problemi interni, che hanno segnato in maniera evidente, no, anche a chi non conosce il persiano o a chi non ha seguito in dettaglio la squadra iraniana, hanno segnato la loro partecipazione. Ecco, questo, quello che voglio dire è che noi abbiamo cercato di andare a sviscerare appunto quelle che sono le relazioni fra lo sport e la politica, che sono inevitabili, e non esiste edizione dei mondiali in cui appunto il rapporto fra sport e politica non si sia visto, ecco. E soprattutto vorrei sottolineare, perché giustamente anche con il parallelismo con il Qatar, ci siamo concentrati oggi sulle edizioni organizzate nei paesi autoritari, ma anche in tutte le edizioni svoltesi in paesi democratici, appunto, la politica è stata presente. E per politica non è per forza sempre un termine che va inteso in senso negativo, perché appunto la politica può essere anche fatta bene. Quindi, di nuovo, la frase tenere fuori la politica dal calcio è una frase politica che la FIFA tende a utilizzare per mantenere il proprio potere. Ma io un esempio che faccio spesso è quello di Nelson Mandela. In quel caso lui strumentalizzò politicamente in maniera particolarmente abile e condivisibile tanto i mondiali di rugby del 95 quanto poi la successiva Coppa d'Africa di calcio, e in quel modo per lui lo sport era uno strumento per superare quelle che erano state le divisioni dell'apartheid, e era un modo per tentare di costruire la Rainbow Nation. Quindi, diciamo, l'uso politico dello sport viene fatto dalle democrazie e dai paesi autoritari e non è di per sé negativo. Sì, io sono d'accordissimo con quanto diceva adesso Nicola, e a riprova del fatto che esiste effettivamente una geopolitica del pallone, basti pensare al fatto che la FIFA ha molte più federazioni membre rispetto agli stati che sono membri dell'ONU. 193 stati sono membri dell'ONU, 211 mi sembra sono le federazioni che fanno parte della FIFA. Questo significa che c'è un ruolo, in alcuni casi anche anticipatore, di determinate identità nazionali di cui si fa portavoce la FIFA rispetto ad altri grandi organismi internazionali. E come diceva
giustamente Nicola, la storia dei mondiali di calcio lo dimostra. Lo dimostra ad esempio la scelta di primo mondiale condiviso tra due nazionali, in cui venne affidato l'edizione del 2002 a Corea, Sud Corea e Giappone, due nazioni che diplomaticamente erano in ferri corti dalla seconda guerra mondiale, con tutta una serie di contenziosi ancora irrisolti. Ecco, il fatto di ospitare, peraltro tra mille difficoltà, mille compromessi, quell'edizione congiuntamente, favorì una sorta di distensione. E senz'altro la politicizzazione dei mondiali non riguarda soltanto le dittature o i regimi autoritari, come giustamente diceva Nicola, e un esempio classico lo abbiamo avuto in Italia. L'edizione del 1990 rappresenta addirittura, secondo alcuni, la fine della Prima Repubblica, cioè un ultimo tentativo da parte di una classe dirigente delegittimata, screditata, di rilanciare non solo economicamente ma anche il consenso che aveva perduto a livello politico attraverso una grande manifestazione sportiva e attraverso il connubio tra, diciamo così, le due attività che più avevano caratterizzato gli anni Ottanta. Da un lato il pallone, dall'altro la televisione. Non è un caso che i Mondiali Italia 90 rappresentino ancora oggi le trasmissioni più viste nella storia della televisione italiana da quando l'Auditel ha avviato le rilevazioni, cioè ricordiamo che tra le 30 trasmissioni più viste ci sono 30 partite di calcio, di cui la prima è appunto la semifinale sfortunata contro l'Argentina a Napoli del 1990. Poi Riccardo, io qua vedo che ci sono un sacco di domande, provo a rispondere, esatto, magari flash a qualcuna, invece quelle che richiedono una risposta più ampia. Vediamo un attimo, perché dice: quanto ha pesato la Francia nell'assegnazione al Qatar? Molto. Nel senso, ci sono delle inchieste che stanno emergendo in questi mesi, c'è un legame fortissimo fra Doha e Parigi già dai tempi di Sarkozy, e non a caso la Francia è stata la prima a chiamarsi fuori dalla potenziale campagna One Love che prevedeva, prima del veto della FIFA, quello di mettersi diciamo la fascia del capitano col cuore tricolore contro l'omofobia. Poi ci chiedono: ritenete che l'assegnazione della Coppa al Qatar sia il risultato del gigantismo amato dai dirigenti della federazione internazionale? Diciamo che effettivamente la FIFA apprezza molto chi investe molto nel mondiale, e quindi mentre il Comitato Olimpico Internazionale recentemente sta in qualche modo ripensando la città olimpica in modo da farla meno impattante sul piano economico, il fatto che le edizioni del 2018 e 2022 siano state assegnate a Russia e Qatar, insomma, dimostrano secondo me questa cosa abbastanza bene. All'inizio del webinar è stato detto che dietro il mondiale in Qatar c'è anche il progetto di affrancarsi agli idrocarburi. In che senso? Nel senso che il Qatar, in questo momento, la grande ricchezza del Qatar è quella di derivante dal gas e dal petrolio, ma soprattutto dal gas, però sanno benissimo che queste risorse non sono infinite, e quindi nel ragionare nel lungo periodo al proprio futuro stanno anche pensando a come potrebbe essere un futuro nel momento in cui la dipendenza dagli idrocarburi dei vari paesi venga superata e quindi loro perdessero la principale fonte di ricchezza. Sostenere la tesi che l'organizzazione di tutti i grandi eventi sportivi con interesse internazionale sono frutto di scelte politiche, una forzatura. Qua ha risposto Riccardo già prima, quindi non mi soffermo. Ecco, qui ci chiedono questa domanda lunga: vorrei conoscere il giudizio di coloro che prendono la parola in questo webinar riguardo al valore del boicottaggio e di azioni di proteste messe in atto oppure no da parte dei giocatori. Questa la lasciamo per dopo. Anche questa, Riccardo, non so se vuoi rispondere: ci sarà una buona probabilità che l'Italia ospiti un altro mondiale? Io non la vedo nel breve periodo. Ultra serbi e croati in guerra jugoslava, è vero che furono coinvolti nei terribili massacri del 91-2001? Diciamo che lo sport non è mai separato dalla politica, e quindi non si può
nel momento in cui c'è una guerra civile tutti gli strati della popolazione ne vengono coinvolte, e vista le politiche dettate da FIFA e UEFA il futuro del calcio sarà dettato da forti interessi economici, ci sarà ancora spazio per lo sport popolare? Anche questa è una domanda a 100 milioni di dollari. Forse possiamo tenere questa e quella del boicottaggio, insomma, come ultima cosa, visto che è rivolta un po' a tutti, anche a Joe. Allora, per quanto riguarda il boicottaggio e le voci discordi che abbiamo visto in questo mondiale, ma io penso che in generale le star del calcio, così come le star di ogni settore, siano dei megafoni, abbiano un potere a livello pubblico enorme, questo vale chiaramente per il mondiale, ma non solo, e quindi chiaramente un messaggio che viene veicolato da un calciatore o da un allenatore o da un personaggio comunque che ha a che vedere, diciamo, con il mondo del calcio, abbia effettivamente un richiamo diverso, diciamo notevole. Quindi io penso che è un po' come quando, per esempio, non lo so, abbiamo delle figure magari anche politiche che richiamano praticamente all'ordine, che si espongono in prima persona. I calciatori oggi, bene o male, sono questo per il potere che esercitano verso i loro tifosi, per esempio. Quindi credo che sono presi posizioni senz'altro, diciamo, molto 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 forti, e che possono avere un effetto, certamente, e spostare anche alcuni giudizi. Voi cosa ne pensate? Allora, provo a rispondere molto, molto rapidamente a alcune sollecitazioni. Peraltro non vedevo le domande, ma insomma le ho sentite riferire da Nicola. Provo appunto a procedere molto rapidamente. Questione Francia e quanto ha pesato nell'assegnazione. Concordo, ha pesato molto, peraltro inchieste giornalistiche, anche giudiziarie, hanno poi dimostrato come la stessa assegnazione sia dipesa in buona misura da un incontro poche settimane prima dell'assegnazione, cioè nel novembre del 2010 all'Eliseo, tra il presidente, l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy, l'emiro appunto Altani e Platini, per convincere l'allora presidente dell'UEFA diciamo così, promuovere la candidatura del Qatar, rispetto alla quale lo stesso Blatter aveva una serie di criticità. Ecco, cosa ci sia stato dietro quell'incontro e quell'accordo nessuno lo sa in maniera molto chiara. Certo è che da quel giorno il Qatar ha iniziato a investire in maniera molto sensibile sullo sport francese. Pensiamo, primo tra tutti, l'acquisizione nel 2012 del Paris Saint-Germain da parte appunto di Al Khelaifi. La questione del Ultras Jugoslavia, vi consiglio la lettura, per chi non l'avesse già fatto, di un libro molto efficace, secondo me, di un giornalista, Gigi Riva, intitolato L'ultimo rigore di Farouk, edito da Sellerio, in cui si racconta molto bene, prende le mosse proprio da un mondiale, Farouk e Farouk Azibegic, il capitano della nazionale jugoslava, l'ultima nazionale a disputare assieme un mondiale prima dell'implosione di quella nazione. Ecco, racconta tutta una sorta di sovrapposizione tra calcio e politica, prendendo le mosse dai famosi incidenti della partita tra Dinamo Zagreb e Stella Rossa Belgrado, ossia tra gli ultras della Dinamo Zagreb, i cosiddetti Bad Blue Boys, e quelli della Stella Rossa di Belgrado, i cosiddetti Delie, mostrando come molti di quei tifosi poi dopo siano entrati nelle formazioni paramilitari che hanno insanguinato quel paese negli anni successivi. Ultima questione, il boicottaggio relativo al Qatar. Ovviamente i temi per protestare contro Qatar 2022 sono tantissimi, dall'assegnazione, dalla modalità di assegnazione, allo sfruttamento dei lavoratori. Ricordo l'inchiesta del Guardian che ha stimato in almeno 6.500 i morti sul lavoro, peraltro tutta manodopera per lo più immigrata, la discriminazione che vige nel paese tra i cittadini locali e invece gli stranieri, in seguito al sistema della kafala, al divieto di pratiche omosessuali che vige in quel paese, agli sprechi ambientali ed energetici che si sono registrati per ospitare un mondiale nel cuore del deserto.
Ecco, di fronte a tutte queste spinte in favore del boicottaggio, noi vediamo che in realtà questo si è tradotto in molto poco a livello concreto. Penso al rifiuto di alcuni artisti, Dua Lipa, Shakira, di partecipare alla cerimonia inaugurale e poco altro. Ecco, come peraltro grandi organizzazioni umanitarie, Amnesty International, hanno sottolineato, più che invitare al boicottaggio una volta che i buoi sono scappati, cioè una volta che l'assegnazione è già avvenuta, occorrerebbe vincolare l'assegnazione di grandi eventi sportivi al rispetto di un livello minimo di diritti, quantomeno della Carta dei diritti dell'uomo dell'ONU. Trovo un po', diciamo, in alcuni casi anche politicamente equivoco invocare il boicottaggio quando invece non si è detto nulla nel momento dell'assegnazione. Ecco, la speranza è che le grandi organizzazioni sportive, a partire dalla FIFA, prestino più attenzione nel momento dell'assegnazione al rispetto di alcuni diritti quantomeno minimi. Ecco. Sì, Nicola, volevo aggiungere qualcosa? Sì, no, concordo con questa lettura, dopodiché mi sento anche di aggiungere qualcosa in più, nel senso che, allora, nel momento in cui gli atleti intanto che vanno in Qatar, cioè che vanno ai mondiali, per loro i mondiali sono il momento, l'apice, no, della loro carriera, quindi non è mai facile, e lo si è visto anche, prendere posizioni politiche, però devono in qualche modo essere liberi di farlo. In questo senso torniamo un po' al discorso che si faceva prima, democrazie e paesi autoritari. Ecco, nei paesi autoritari è molto più difficile prendere posizione, e chi lo fa mettendo a repentaglio anche la propria vita, la propria sua e delle famiglie. In questo senso abbiamo fatto anche nel libro diversi episodi, diversi aneddoti. Basti pensare, no, al Cile di Caselli sotto la dittatura di Pinochet. Detto questo, sul discorso del boicottaggio, io concordo con quanto avete detto, con un ulteriore aspetto, perché oltre, diciamo, a essere attenti fin dal momento dell'assegnazione, c'è anche un aspetto che riguarda sia Argentina 78 che Qatar 2022, mondiali che magari moralmente sarebbero dovuti boicottare sul piano morale con una visione occidentale, italiana, non lo so. Però sta di fatto che i governi che vanno in Qatar hanno ottimi rapporti economici, politici col Qatar, così come ce li avevano con l'Argentina. E quindi perché bisogna chiedere ai calciatori di fare un sacrificio quando si va a comprare gas in Qatar, si vendono armi in Qatar? L'Italia è presente in Qatar. L'Italia ha mandato in Qatar oltre 500 soldati che si devono occupare della sicurezza. E però non ci sono state sollevazioni popolari contro questa delegazione guidata dal generale Figliuolo. Quindi, come dire, c'è anche questo aspetto, nel senso che nel momento in cui un paese che fa parte della comunità internazionale organizza un grande evento sportivo, non è un paria della società internazionale, come invece è la Russia che è stata esclusa dal sistema sportivo internazionale proprio perché un numero più che sufficiente di paesi si sarebbe opposto a giocare contro la Russia. Ecco, allora è chiaro che questo non può essere. La soluzione qual è? La soluzione è quella che ha dato Riccardo, ovvero evidenziare, creare dei presupposti affinché degli standard minimi in fatto di diritti umani siano condizione necessaria, minima, per organizzare un evento sportivo. Se si è chiari su questo punto fin dall'assegnazione, ecco che si crea un ambiente sportivo internazionale più sano e in cui è più facile, diciamo, organizzare l'evento. Dopodiché è bene che si mantenga questa ipocrisia del fatto che le federazioni sportive internazionali
affermino e auspichino che la politica non entri nello sport, perché ovviamente questo è impossibile, lo abbiamo descritto, ne abbiamo parlato in questi minuti, però l'affermarlo crea quel clima in cui paesi che non hanno ottimi rapporti diplomatici possono comunque incontrarsi nel piano pacifico, nel piano sportivo, ed è quello che è successo durante la Guerra Fredda, quando lo sport rimase uno dei pochissimi fattori, diciamo uno dei pochissimi fenomeni culturali in cui l'est e l'ovest, in cui diciamo i paesi filo occidentali, i paesi filo comunisti si potevano incontrare. E quindi insomma quello che abbiamo cercato di fare, credo, è stato proprio quello di descrivere questo aspetto e queste continue contraddizioni che lo sport ha, perché lo sport non è altro che diciamo il riflesso della società, delle tensioni politiche e economiche in cui viviamo. Sì, grazie mille. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Nicola e aggiungo solo un dettaglio. Boicottare adesso un mondiale in Qatar era tanto più impraticabile per il fatto che il Qatar negli ultimi mesi quantomeno sta svolgendo un ruolo diplomatico da facilitatore con alcuni regimi dell'area, penso in particolar modo a quello dei talebani in Afghanistan, e soprattutto il Qatar sta rifornendo a livello energetico un'Europa provata dallo stop delle forniture russe. Per intenderci, Qatar Energy ed Eni hanno recentemente avviato il più grande progetto di sfruttamento di giacimento di gas liquido al mondo, il North Field East. Quindi anche da un punto di vista puramente diplomatico, il boicottaggio rappresentava, una volta che il mondiale era già stato assegnato, una complicazione decisiva dal punto di vista dei rapporti internazionali. Ok, ci siamo con le domande, abbiamo risposto a tutte, erano tante, chiaramente alcune abbisognavano di qualche minuto in più. Io vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, e ringrazio Riccardo, ringrazio Nicola e auguriamo a tutti una buona serata. Grazie. Grazie a voi, buona serata.